Benvenuti a tutti, io sono Vincenzo di Inside It. Oggi cucineremo in una location particolare, la cucina delle cantine Cerquetta. Andiamo in cucina e cominciamo ai fornelli. Per preparare le ciambelline al vino ci serviranno la farina 00, del vino rosso, dell'olio extravergine di oliva o in alternativa dell'olio di semi di girasole, dello zucchero semolato con un pizzico di sale, lievito chimico per dolci e dei semi di anice. Però in alternativa, se non vi piacciono i semi di anice, potete scegliere i semi di finocchio oppure i fiori di finocchio, della cannella, altre spezie a vostro piacimento. Per prima cosa andiamo a mescolare tutte le polveri, ossia la farina, lo zucchero con il sale, il lievito e aggiungiamo anche i semi di anice. Mescolo tutto con una frusta, in questa maniera. Vedete, ora tutte le polveri e i semi sono amalgamati. A questo punto aggiungo a filo l'olio extravergine d'oliva, sempre andando a mescolare con la frusta, perché dobbiamo, come si suol dire, sabbiare le polveri con l'olio. In questa maniera la farina si impermeabilizzerà. Si chiama sabbiatura proprio perché quello che otteniamo è una sorta di sabbia. In questa maniera la farina impermeabilizzata non verrà penetrata completamente dal vino rosso. Quindi cosa succederà? Non si formerà la maglia glutinica. Avremo quindi un impasto friabile, come se fosse una frolla, diciamo così. E questo ci aiuterà a mantenerlo croccante una volta che lo avremo cotto. A questo punto possiamo aggiungere il vino rosso, sempre magari utilizzando una frusta. Poco alla volta. Una volta che il vino avrà cominciato ad amalgamarsi, posso lavorarlo con le mani, però per pochissimo tempo, perché non voglio che si formi la maglia glutinica, dovrò solo compattare l'impasto. Come potete vedere, ho ottenuto una palla di impasto molto simile a quello di una pasta frolla. Va benissimo così. Andrò a impellicolarlo e lo farò riposare per almeno mezz'ora in frigorifero. Bene, questo è l'impasto che è uscito dal frigo dopo mezz'ora di riposo. Sono qui con Chef Simone che ci aiuterà a formare le ciambelline. Ha già tagliato alcune fette di impasto che diventeranno prima un bigolo di un centimetro di spessore e poi delle ciambelline. Vi farà vedere Simone come fare. Le passiamo nello zucchero e le mettiamo sulla teglia. Bene, abbiamo formato le nostre ciambelline e siamo pronti per andare in forno. Cuoceranno circa 180 gradi per 25 minuti. Ed ecco le nostre ciambelle appena uscite dal forno. Sono perfettamente dorate e friabili con una struttura interna perfetta. Vanno servite con un buon bicchiere di vino rosso.